Iniziamo subito con l'oroscopo musicale di Silvia Pagni. Buon pomeriggio, buon giovedì a tutti, bentornati all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno, pensate, di una delle più brave e belle pianiste jazz di tutti i tempi. Nel 1964 nasceva Diana Krall. Lei ha studiato alla Berklee College of Music di Boston. Pensate che negli Stati Uniti ha venduto oltre 6 milioni di dischi e in tutto il mondo oltre 15 milioni di dischi. È stata ed è ancora oggi la più ascoltata cantante, pianista, jazz, donna. La carriera artistica di Diana inizia nel 1993, quando pubblica il primo disco Stepping Out, registrato con John Clayton e Jeff Hamilton. Subito viene notata dal produttore Tommy Lee Puma, con il quale pubblica nel 1995 Only Trust Your Heart, per la sua bellissima voce Cole. Il terzo disco, All For You, del 1996, rimane per 70 settimane nella Billboard Jazz Albums. Come cantante è l'unica nel jazz ad aver vinto finora 3 Grammy Awards, conseguito 9 dischi d'oro, 3 di platino e 7 multi-platinum, e ad aver debuttato con 9 dei suoi album in cima alla Billboard Jazz Albums. La voce accattivante e le superbe interpretazioni di standard jazz le hanno guadagnato legioni di ammiratori in tutto il mondo. Molto rispettata anche dai suoi colleghi per la sua musicalità, i suoi album hanno raggiunto la vetta delle classifiche jazz. Il suo nome è stato gettonatissimo tra gli anni 1999 e il 2000. Il jazz è un tipo di musica che si ama oppure si odia, non è mai sempre capito. Per questo è interessante poi capire gli artisti che riescono con questo genere a toccare i vertici più alti. Infatti Diana Krall è stata una delle massime esponenti, apprezzata perfino in Asia, dove è difficile sfondare musicalmente. Dedicata, generosa e premurosa, ha sostenuto veramente diverse cause e organizzazioni benefiche. In particolare ha tenuto concerti di beneficenza per raccogliere fondi per il Vancouver General Hospital. Il 6 dicembre del 2003 è il momento di un matrimonio, infatti lei si sposa con il musicista Elvis Costello. La cerimonia si svolge nella dimora di Elton John e tra gli invitati troviamo anche Paul McCartney. Per il musicista Elvis Costello si tratta del terzo matrimonio. Aveva infatti sposato nel 1974 Maria Burgoyne, da cui ha avuto un figlio, Matthew. Nel 1986 Costello aveva sposato la cantante di origini irlandesi, Kate, mentre invece dal matrimonio con Diana Krall sono nati 2 gemelli, Henry e Frank, nati a New York proprio il 6 dicembre del 2006. Diana Krall ha sempre incantato tutto il mondo con la sua bellezza e il suo modo professionale e musicale e sicuramente lo farà ancora per tantissimi anni. Con l'augurio a Diana Krall di un buon compleanno, siamo arrivati purtroppo oggi alla conclusione. Abbiamo terminato anche oggi con l'oroscopo musicale e vi aspetto in tantissimi domani. Ciao a tutti!